Il mio compito è molto dimesso, è quello di dare voce ai due protagonisti di stasera. Vorrei cominciare con Ezio Mauro. L'uno per l'altro custodi, dice il titolo della conversazione di questa sera. È un titolo che suppone, è banale ma bisogna dirlo, una qualche forma di passione per l'altro, da custodire e da cui essere custoditi. Ora, la situazione di emergenza, di grave crisi politica, economica, sociale che continuiamo a attraversare, mi sembra renda la custodia dell'altro più difficile, in qualche caso addirittura un lusso per altri tempi e forse per altri luoghi. Non si ha tempo di pensare agli altri per il semplice motivo che ci manca perfino il tempo talvolta di pensare a noi stessi. Non solo, ma in una situazione siffatta capita più spesso che ci aggrediamo gli uni gli altri, accennava questo anche un momento fa il sindaco. A me, per dare un po' di colore a questa affermazione, fa venire in mente questo, la scena famosa dei polli di Renzo, il quale sta andando verso il dottor Azzeccagarbugli per avere lumi sul negato matrimonio da parte di don Abbondio. Lascio pensare al lettore come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le zampe a capo all'ingiù, nella mano di un uomo il quale, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che gli passavano a tumulto per la mente e dava loro di fiere scosse e faceva sbalzare quelle teste spenzolate, le quali, intanto, si ingegnavano a beccarsi l'un l'altra, come accade troppo sovente tra compagni di sventura, fa notare il Manzoni. Dunque non abbiamo spazio e tempo per custodire l'altro, per lasciarci custodire dall'altro, prevale l'atteggiamento difensivo verso di noi e aggressivo verso l'altro. A Ezio Mauro, che come tutti sappiamo un acuto osservatore non solo della politica ma anche della cultura che respiriamo, chiedo che senso ha allora in questa situazione, se è così, parlare di custodia dell'altro e di custodia da parte dell'altro. Ma tutte le volte che capita di dover scrivere sul tema dell'immigrazione, che certamente è una delle grandi crisi a cui siamo di fronte, a cui di fronte tutta l'Europa in particolare, e i paesi del Mediterraneo in prima battuta, con l'Italia che sta cercando di far capire che il fatto che siano la Grecia, la Spagna, l'Italia ad essere investite come primi arrivi non significa che questo non sia un problema continentale che può essere risolto soltanto in chiave continentale. Tutte le volte che c'è da scrivere di questo bisogna riflettere su alcuni punti che rappresentano delle novità rispetto allo schema culturale che abbiamo impiegato per tanti anni. Intanto il nostro Presidente ci ha detto prima non siamo più di fronte a un'emergenza, a un fatto contingente che ha una grande fiammata ma sta per finire. Siamo di fronte a un fenomeno duraturo, l'ha detto il Sindaco di Milano, chiedendo delle politiche e degli investimenti e delle assunzioni di responsabilità che siano proprie rispetto a questa caratteristica del fenomeno, che non è più un'emergenza ma è un dato permanente che ci accompagnerà per qualche anno. L'altro problema è l'inversione culturale a cui siamo sottoposti. È nata un'inversione di schemi, che è un'inversione di linguaggio, che ha creato una sorta di neolingua, e noi poco per volta ci stiamo spogliando di quell'identità che faceva parte di quella che io non so chiamare in un altro modo ogni volta che ne scrivo, che la civiltà italiana dei nostri padri e delle nostre madri, che era una civiltà per quanto riguarda i nostri nonni fatta di emigranti, e noi sappiamo dal Piemonte quanta gente è partita per andare in Argentina, ma anche dalle altre regioni italiane, e che poi ha fatto fronte all'immigrazione e ha fatto fronte, se lo guardiamo come un processo storico, favorendo poi un processo di integrazione che dopo il
fenomeno che ha portato molte famiglie a muoversi dal sud al nord d'Italia oggi si può considerare compiuto sotto l'aspetto dell'integrazione. Noi oggi invece vediamo che c'è un sovvertimento totale di valori e di linguaggi, per cui la solidarietà non viene più considerata come un elemento da affermare in pubblico, non ha più un valore come concetto, eppure presi individualmente, tolti dal discorso pubblico. Io credo che tutti, anche coloro che urlano contro i migranti, vorrebbero che i loro figli fossero responsabili. Ma no, non si capisce che la responsabilità è un modo di espressione della cittadinanza. Non è possibile essere compiutamente cittadini senza essere responsabili. È al fondamento del concetto della politica democratica, cioè la politica che non è puro rapporto di forza, la politica che non è sopruso, perché che cos'è? È la coscienza di un limite la responsabilità. La coscienza da parte dei due attori del potere pubblico, che è, per quanto legittimo nel momento in cui viene insediato dal voto e dal consenso popolare, sa un minuto dopo, lo sa anche un minuto prima naturalmente, ma lo sa operativamente come schema d'azione, che ha dei limiti di fronte a sé, con cui deve confrontarsi continuamente, e che se forza quei limiti tocca in qualche modo i pilastri stessi della costruzione democratica. E quindi la coscienza del rendiconto, che fa parte del discorso della responsabilità. Nello stesso tempo la responsabilità è anche da parte dei cittadini. I cittadini si devono rendere conto che il loro modo di essere solidali con gli altri è anche quello di partecipare alla vicenda pubblica, quello che sta sopra noi e gli altri. Partecipare alla vicenda pubblica significa prendere parte a quella regola fondamentale che consente che le nostre vite si combinino, si mescolino, si rispettino vicendevolmente con le vite degli altri. Sono concetti fondamentali di cui noi non ci rendiamo conto, perché non ci rendiamo conto che la democrazia è un sistema di garanzie che ci scambiamo vivendo gli uni con gli altri. Guardate che paradossalmente sembra saperlo più chi attacca la materialità quotidiana, la banalità quotidiana della vita democratica. I terroristi dell'ISIS attaccano la democrazia nelle sue forme materiali di espressione: un aeroporto a Bruxelles, un treno a Madrid, una linea metropolitana a Londra, una sala da concerto a Parigi. Sono le espressioni della vita quotidiana, sono le garanzie che noi diamo a noi stessi di vivere in pace nelle nostre disuguaglianze, mentre portiamo a scuola i nostri figli, mentre riuniamo i nostri parlamenti, mentre decidiamo di pregare o di non pregare. Sono delle forme di rispetto reciproco e di compatibilità reciproca che ci consentono di delegare i rapporti di forza allo Stato, perché se ne occupi lo Stato, perché abbiamo rinunciato a farci giustizia da soli, perché ci sottoponiamo a questa regola. Ma il principio di responsabilità è anche quello di chiedere conto al potere, quindi di non disinteressarsi della vicenda pubblica. È fin lì che si esercita la responsabilità. E quindi di osservare se la politica viene esercitata con quel metro, che è l'unico possibile in democrazia, che è il metro della misura, della mancanza di sproporzioni, di fare le cose che vadano bene per il bene comune, ma dentro questa dizione generale del bene comune, che è quella per cui mi devo interessare, che le cose siano proporzionate tra me e chi ha più bisogno di me. E quello è un problema che deve interessare anche me, non deve interessare soltanto chi ne ha bisogno, se no prende la forma della supplica, non prende la forma del diritto e della cittadinanza. Guardate che questo è fondamentale, perché quando Bill Clinton è andato davanti al gran giurì per la vicenda Lewinsky, ha dato una risposta che è in sé il nucleo centrale della responsabilità. Ha detto: l'ho fatto per la ragione più semplice, due punti nella trascrizione verbale. L'ho fatto per la ragione più semplice, perché potevo farlo. Cioè, a posteriori, il potere sovrano riconosce di aver violato un limite per la semplice possibilità che in quel momento era nella possibilità di farlo. Guardate che questa è una tentazione che non vale solo per Clinton, ma vale per ognuno di noi, perché continuamente la tecnica, la tecnologia, la scienza ci mettono a disposizione degli strumenti che rendono possibili le cadute delle barriere che valevano fino a ieri. E l'atteggiamento che abbiamo è: se è possibile farlo, allora è lecito farlo. Ma è un discorso pericoloso, perché un passo in più è: se è conveniente farlo, allora è legittimo farlo. Ed è un rovesciamento di Machiavelli, perché sono i mezzi che giustificano il fine.
sono i mezzi che giustificano il fine. E quindi la mancanza di responsabilità. Guardiamo poi il titolo di questa sera, ci pensavo venendo qui oggi. La responsabilità nasce con una sua negazione, quindi con un'affermazione da parte del Signore e con una negazione da parte di Caino, nasce col primo uomo creato dall'uomo interamente, col figlio di Adamo. Con Caino, dice la Bibbia, lavorava la terra mentre Abele cresceva le greggi, hanno presentato entrambi un sacrificio al Signore. Secondo alcuni quello di Caino era più povero perché era fatto di semi di lino e di semi di ceci, e il Signore ha gradito di più il sacrificio delle pecore fatto da Abele rispetto a quello fatto da Caino. Caino si era abbuiato, il Signore gli ha detto: ma perché tieni il capo chinato verso il basso? Se hai fatto del bene devi tenerlo voltato verso l'alto, se hai fatto del male il male sarà accovacciato dietro la tua porta e non ti lascerà in pace. Caino chiama suo fratello nei campi e lo uccide con una pietra. Secondo le leggende ebraiche loro avrebbero avuto una gemella, Enzo potrebbe spiegarlo molto meglio di come lo spiego io, avrebbero avuto ognuno una gemella e ognuno dei due avrebbe sposato la gemella dell'altro, e il dissidio con l'assassinio, il primo fratricidio, sarebbe dovuto al fatto che Caino voleva sposare poi una seconda sorella. E resta il fatto che il Signore lo interpella dopo la morte di Abele e gli chiede: dov'è tuo fratello? E la risposta è quella che dà il titolo a questi incontri: sono forse io custode di mio fratello? Ecco. Cioè il tentativo di negare la responsabilità, il tentativo di spogliarsi la responsabilità, il tentativo di far finire il proprio mondo dove finiscono i propri interessi personali, come se la responsabilità avesse un suo limite, un suo confine. E il Signore lo maledice, il Signore dice: andrai ramingo e fuggiasco lontano da questa terra che ha bevuto il sangue di tuo fratello. E lui dice: chiunque potrà uccidermi. Il Signore gli pone il segno e dice: sarà maledetto per 7 generazioni chi ti uccide. E lui va a vivere a Nod, dice la Bibbia, dice la Genesi, a est, a oriente dell'Eden. Ecco, quindi il concetto di responsabilità è un concetto che accompagna l'uomo fin dalla sua nascita. Bisognerebbe esserne consapevoli. Quindi è al fondo del principio della generazione religiosa del rapporto con Dio, perché Dio chiede conto di questa responsabilità. Ed è, come abbiamo detto prima, parlando di Clinton, parlando dei mezzi e dei fini, parlando della necessità di controllare il potere, del potere di riconoscere un limite alla sua azione sovrana. Nel momento in cui il sovrano si insedia deve riconoscere dei limiti a se stesso, e al centro del concetto della politica e al centro del concetto di democrazia. Questa difficoltà o questa ritrosia a assumersi fino in fondo la responsabilità potrebbe avere una qualche radice anche in una certa forma di cultura, di annuncio, di predicazione cristiana. Siamo a Bergamo, dove la Chiesa ha avuto e ha ancora probabilmente un ruolo sociale non indifferente, ma appunto una certa predicazione tradizionale cristiana ha insistito di più sulle virtù personali che su quelle sociali. Oppure ha parlato di una custodia dell'altro, ma era comunque sempre preferibilmente e pregiudizialmente il vicino più che l'altro lontano. Qualcuno pensa anche che certe posizioni, per esempio della Lega Nord, ostili agli immigrati, sia un pochettino anche da ricercarsi in questo retroterra cristiano, dove il vicino è sempre più importante del lontano. Oppure potrebbe essere anche che, la cosa non cambierebbe molto, che sì, ci sono stati anche nella nostra terra persone che hanno lavorato molto per l'altro. Seconda metà dell'Ottocento a Bergamo ci sono state moltissime iniziative di carattere sociale, tra l'altro molte delle quali durano ancora, però forse è stato più il retaggio di qualche spirito illuminato che non un movimento di massa. Ecco, vorremmo sapere da Enzo Bianchi se questa possibile responsabilità cristiana potrebbe essere ipotizzata. Ma
non è un'operazione facile stabilire le responsabilità. Certamente quando noi leggiamo una situazione siamo interrogati anche su ciò che l'ha provocata e eventualmente come si è giunti ad una determinata situazione, perché comunque la situazione che noi viviamo è una situazione che, mi permetto di dire, è molto critica, è molto critica. E faccio particolarmente, direi, con passione questo discorso qui a Bergamo questa sera, nella convinzione che una terra come la vostra, con ogni probabilità, sarà tra le più segnate dalla crisi che vi voglio delineare. La domanda era se c'è responsabilità da parte del cristianesimo. Beh, direi da parte del cristianesimo no. Da parte del cattolicesimo sì. E distinguo bene il cristianesimo dal cattolicesimo. Ora, il cattolicesimo di fatto è diventato un paradigma monista. Da secoli ormai si è sempre seguito all'interno della cristianità il mito di un'unità che escludeva la diversità, che escludeva la pluralità. Non possiamo non vedere che tutti gli sforzi, soprattutto degli ultimi secoli, sono stati da parte della Chiesa cattolica un tentativo continuo di mettere una grande unità all'interno della cattolicità, facendo eventualmente muri, facendo eventualmente steccati, serrandosi la cristianità cittadella. Dal giorno in cui Gregorio XVI, questo Papa, reagendo alla voce, oserei dire, della vera modernità, dell'illuminismo, in cui lui scrisse un'enciclica, mi piace ricordarvelo, il cui inizio era Virgam compescere, è venuto il tempo di usare il bastone. Pensate, all'inizio di un'enciclica di un Papa, è venuto il tempo di usare il bastone. E da quel momento l'istanza intransigente della Chiesa, tutto l'intransigentismo cattolico, di fare della comunità cristiana una cittadella serragliata, il nemico era comunque fuori, era la società, era la modernità, con il culto del medesimo e di una unità che escludeva qualunque differenza, qualunque pluralità. Ecco, certamente, cosa è avvenuto in tutto questo? Che energie, se volete, di vita cristiana e energia di vita civile si sono mescolati a tal punto che diventava difficile distinguere ciò che è il Vangelo, ciò che è il cristianesimo, da un assetto culturale che la società prendeva. Ed ecco allora perché dico che ci sarà una grande crisi, certamente accelerata, mi permetto di dire, da Papa Francesco. Perché Papa Francesco significativamente non è amato sufficientemente o adeguatamente in certe situazioni di cristianità? Perché lui sta portando fuori la Chiesa da una situazione, diciamo, semplicemente culturale e civile. E vedrete che nei prossimi anni la crisi si accentuerà sempre di più tra quelli che io chiamo i cristiani del campanile,
o cattolici del campanile, e i cattolici e i cristiani del Vangelo. Perché attualmente noi vediamo davanti a noi che in realtà c'è una divergenza. Non coincidono più i valori del cattolicesimo con quelli della nostra società. La nostra società oggi fa una strada, continua la strada precedente, mentre invece Papa Francesco, ma le istanze, Papa Francesco è semplicemente una voce, chiede di fare un'altra strada. E allora noi entriamo costantemente in crisi, proprio su questo tema della responsabilità dell'altro. Credo che tutti voi seguiate anche le vicende in cui ormai questa situazione emerge. Qui vicino una scuola cattolica rifiuta di ammettere a scuola degli immigrati, il vescovo chiede a questa scuola cattolica, si schierano contro il vescovo realtà parrocchiali, non realtà non parrocchiali o se voi volete fuori dallo spazio cristiano, ma potrei moltiplicare molti di questi esempi. Sempre di più emergono i cristiani del campanile, quelli per cui il localismo, la loro cultura, la loro tradizione sono più forti di ogni capacità profetica del Vangelo, e sempre di più emergono invece. Ci sarà uno scisma sommerso, ben diverso da quello che denunciava Prini 20 anni fa, ma uno scisma sommerso, o sarà invece la comunità cristiana più tumultuosa e attraversata da molte divisioni? Io penso che la comunità cristiana sarà attraversata da molte divisioni anche molto palpabili, visibili, perché indubbiamente la sfida che ci viene fatta oggi dalla diversità e dalla pluralità è una sfida a cui il mondo cattolico non è preparato, non è preparato. E non dico tanto la pluralità delle religioni, che quella alla fin fine, credetemi, fa solo paura a pochissime persone che hanno ancora una dimensione tribale della religione. Ma penso soprattutto alla pluralità etica, alla pluralità delle proposte etiche che ormai la società fa e che invece noi eravamo abituati, in cui l'etica cristiana coincideva con l'etica laica, con l'etica civile. E oggi invece noi abbiamo queste linee di frattura che sempre più si evidenziano. Allora la responsabilità, certamente c'è stata una responsabilità che ha cercato sempre di escludere quello che era diverso, di non dare diritto alla pluralità, e oggi allora si fatica perché la diversità incombe da tutte le parti. E all'interno del problema, giustamente il più cogente, cui faceva riferimento Ezio Mauro, che è quello di una immigrazione, ma che in realtà è una migrazione di popoli, come alcune volte nella storia c'è stata e che è durata allora alcuni secoli. Pensate alle grandi migrazioni del secondo millennio avanti Cristo. Per 4 secoli c'è stato davvero un mutamento completo della situazione del Medio Oriente e del Mediterraneo. Oggi forse siamo di nuovo di fronte a una migrazione di quel tipo, ma per affrontarla bisognerebbe che ci fossimo esperti di pluralità, fossimo esperti di diversità, sapessimo razionalizzare le nostre paure di fronte allo sconosciuto o al diverso. Tutto questo non siamo molto preparati, anche perché noi italiani non abbiamo dietro le spalle una esperienza di immigrazione nella nostra terra di popoli. Eventualmente eravamo noi che eravamo migranti. A me ha fatto impressione recentemente, mi sono dovuto interessare di un fenomeno che c'è stato in Tunisia e in Algeria, semplicemente tra il 1910 e il 1914, in cui 80.000 italiani si sono spostati in Tunisia. In Tunisia 80.000.
e hanno lasciato là delle tracce, ci sono ancora intieri luoghi che portano i segni. Era un'immigrazione nient'altro che voi vedete di un secolo fa, però noi oggi abbiamo un'immigrazione plurale, perché non vengono soltanto dall'Africa del nord o del sud, vengono ormai dall'Asia, vengono dal Sud America. È una sfida vera e propria che ci dovrebbe far capire che la differenza, la diversità è un arricchimento. Non la dovremmo temere, dovremmo capire che le paure vanno governate e razionalizzate, non invece assolutamente, oserei dire, ingrandite e addirittura poi manovrate per fini politici. Occorrerebbe una Chiesa che ha il coraggio di dire, come fa Papa Francesco, questa responsabilità assoluta dell'altro. Papa Francesco è arrivato a dire qualcosa che per le nostre comunità cristiane suona come bestemmia. Ve la ripeto, ha detto che Dio non chiede tanto che si guardi a Lui, chiede piuttosto che si guardi ai fratelli. Guardando i fratelli si guarderà di conseguenza a Dio. Questo è di una tale novità per chi lo piglia sul serio da cambiare il paradigma del cristianesimo che c'è stato nelle nostre terre finora. Si è già accennato, sia da parte di Ezio Mauro che da Enzo Bianchi e anche dal piccolo cappelletto introduttivo del libretto delle Molte Fedi all'incontro di stasera, al fatto che un problema così deve avere dei risvolti politici, non si può risolvere con un buonismo seppure organizzato e lodevolmente operoso come è nel volontariato e dintorni. Solo che questa esigenza di uno sbocco politico, di questa assunzione di responsabilità, si scontra con tutta una serie di movimenti politici. Non solo in Italia, ma in tutta Europa e non solo in Europa. C'è stata stanotte il dialogo fra Trump e Hillary, dove pure sono emersi alcuni di questi temi. Si scontra, dicevo, con queste correnti politiche dove la cura del particolare, del proprio interesse, la difesa di ciò che c'è, è molto più forte che l'apertura verso il nuovo e l'accoglienza verso quello che sta nascendo sotto gli occhi di tutti noi. Allora, in Italia, con partiti come la Lega Nord, come i 5 Stelle, questo particolare ci sembra particolarmente evidente. E la cosa che mi pare preoccupa è che spesso questi partiti, in particolare i 5 Stelle, raccolgono massicciamente il voto giovanile. Se per affrontare questi problemi c'è bisogno di questa apertura al politico, ma se la politica prende queste decisioni, dove andiamo? Ma a mio parere il problema non è che raccolgano molti voti se sono bravi a raccoglierlo e che raccolgano il voto giovanile se sono capaci di prenderlo con la disaffezione che c'è dei ragazzi della politica. Il problema è che poi quel voto lo mettono in contenitori sterili e lo tengono chiuso, non lo mettono in gioco, mentre qualunque uomo politico, potrebbe spiegarci un sindaco che qui, sa benissimo che anche dopo aver avuto un grande successo elettorale, il mattino dopo, quando affronta il Consiglio Comunale, la Camera dei Deputati, il Consiglio Regionale, mette in gioco tutto e il gioco in qualche modo ricomincia. Il potere è contendibile, la sovranità viene fissata dai cittadini, ma poi il potere bisogna meritarselo tutti i giorni. Il punto è che non è la radicalità del Movimento 5 Stelle che mi preoccupa. Di fronte a certe situazioni di malgoverno, all'impasse delle nostre istituzioni, servirebbe in qualche caso una radicalità ancora maggiore. Quello che mi preoccupa è l'alterità, il vivere altrove, il chiamarsi fuori, il non mescolarsi ad altre proposte politiche, ad altre culture politiche, ad altre tradizioni, il fare di ogni erba un fascio che è la negazione di ogni proposta culturale. Perché è impossibile non distinguere e spingere il cittadino a non distinguere con quella che Benedetto Croce chiamava una feroce gioia contro le istituzioni. Una feroce gioia contro le istituzioni. Le istituzioni non funzionano. Siamo certe volte disperati,
ci mettiamo le mani nei capelli, ci viene la tentazione di non andare a votare perché, come dicevamo, la posta in gioco è troppo bassa. Che cosa significa? Significa che ti viene la tentazione di dire che io voti o che io non voti, tanto per la mia condizione materiale di vita cambia poco. Oppure che io voti questo, che voti quello, per i miei interessi specifici, legittimi, cambia poco. Ma non è così, perché intanto se tu non decidi, decide qualcun altro il tuo posto. E poi per le ragioni che abbiamo detto prima, per una responsabilità per la vicenda pubblica che tocca ad ognuno di noi, altrimenti vale il principio della delega. La cittadinanza non è un sistema di deleghe, noi diamo la delega a chi abbiamo votato, ma la sovranità risiede nel popolo, come dice la Costituzione. La sovranità è delegata, non è trasmessa. Il popolo non se ne spoglia, il popolo siamo poi noi, i cittadini. Io preferisco questa parola, non se ne spoglia con il voto, dà degli incarichi specifici in nome della competenza. Oggi siamo al punto che la competenza non conta più nulla in nome della novità assoluta. Un passo più in là c'è da dire: sono ignorante, dunque sono innocente, l'ignoranza è la mia garanzia, perché non faccio parte dell'establishment, non faccio parte della classe dirigente, non ho studiato, non sono competente, ma io voglio che l'idraulico sia onesto. O il meccanico che mi aggiusta la macchina, voglio prima di tutto che sia competente. Se poi non è onesto, ho degli strumenti, glielo dico, sono contento del suo lavoro, ma lei è disonesto, costa il doppio di quanto costano delle altre persone che fanno lo suo stesso lavoro, e poi non vado più da lui, cambio, scelgo, cambio. L'onestà è una precondizione, noi vorremmo essere onesti, e vorremmo che fossero oneste le persone con cui dobbiamo interagire, ma non può diventare l'unico schema, l'unico filtro in base al quale dobbiamo agire nella vicenda pubblica, spogliando di tutto il resto, l'esperienza, la competenza, le istituzioni da gettare, i partiti tutti uguali da gettare al macero. Ma com'è possibile? Ma culturalmente, ma neanche un bambino fa un discorso del genere. Non è accettabile. Rovesciamo il ragionamento. Guardiamo le tre crisi alle quali siamo sottoposti tutti. La crisi del terrorismo assassino jihadista che mette in scena, chiamiamoli col loro nome, degli omicidi rituali nel cuore dell'Europa, dove non possiamo difenderci perché, dato che viene attaccato il nostro modello di vita, noi possiamo difenderci da tutto, meno che dal nostro modello di vita. Noi viviamo tranquillamente, andiamo al Bataclan una sera e veniamo colpiti proprio perché veniamo colpiti proprio nel nostro tempo libero, veniamo colpiti proprio nelle città, che è il luogo dove è nata la democrazia, perché nelle città c'è l'agorà, la piazza, il luogo della discussione pubblica contrapposto al palazzo del sovrano, e noi veniamo colpiti proprio lì, nella scansione del nostro tempo libero, che distingue il nostro tempo del lavoro, fa parte dell'organizzazione civile che ci siamo dati, di cui non siamo nemmeno più consapevoli. Non siamo consapevoli che questo non è un dono della provvidenza e non è qualcosa che ci è dato per sempre, è una costruzione umana che dobbiamo difendere, non siamo nemmeno più consapevoli di questo. L'assassinio del terrorismo jihadista, la crisi economica che ci raccontano che è finita e probabilmente in parte ha finito i suoi effetti più devastanti, ma lascia sul terreno una crisi del lavoro che rischia di essere permanente. È inutile andare a raccontare che le cose vanno un po' meglio, che cresciamo dell'1% di PIL, se la madre vede il figlio di 35 anni sul divano di casa senza niente da fare, senza una prospettiva. Oppure se l'ingresso si è alzato fino a 33-35 anni prima di avere un lavoro, di una generazione che, come vi è chiaro, non avrà una pensione, c'è l'altro problema di persone che a 55-58 anni si trovano espulsi per la prima volta nella loro vita dal lavoro e sanno e scoprono per la prima volta che non ne troveranno un altro, quindi non sono in condizione di far fronte ai doveri fondamentali che hanno nei confronti di quel nucleo di società che li interpella più da vicini, la loro famiglia. Devono ridimensionare i modelli di vita, le aspettative di vita dei loro figli. Quindi la crisi del lavoro, l'ondata immigratoria. Avete sentito una proposta dei 5 Stelle su questo punto? Avete sentito una posizione dei 5 Stelle su questo punto? Sono ipnotizzati da se stessi, sono in autocontemplazione di se stessi e siamo al punto che la metodologia diventa la loro moderna ideologia. Stanno parlando soltanto di metodologia, bisogna dirgli: ehi, che cosa pensate di questi tre problemi, che sono quelli che non fanno dormire le persone?
Qual è la vostra proposta? Perché dato che avete raccolto una frustrazione popolare, come diceva lei, in gran parte dei giovani, sarebbe importante che questo si condensasse in una proposta politica. Ma c'è un difetto culturale d'origine, che è anche un difetto del modo di concepire la democrazia. Perché, vedete, da quando abbiamo deciso che la nostra vita pubblica è regolata nei parlamenti attraverso il sistema della rappresentanza, c'è come una dogana di fronte ai parlamenti in cui si posano le maiuscole. Io a mio figlio la spiego così. Cioè, non esiste nel Parlamento la verità con la maiuscola. Ci sono tante verità. C'è la verità di Forza Italia, c'è quella del Partito Democratico, per parlare dell'Italia, c'è quella della destra e della sinistra, c'è quella nuova, tumultuosa, piena di energia politica. Come non vedere che è positivo che quell'energia politica, invece di non andare nelle urne, si sia incanalata nei 5 Stelle, purché ne facciano qualcosa, la trasformino in qualcosa, altrimenti non serve a nulla, diventa sterile. Ma queste verità hanno tutte uguali legittimazione, non c'è la verità con la maiuscola, e che non può combinarsi con la verità degli altri. La politica è fatta così, è fatta perché io metto in campo una proposta, la combino con quella degli altri, magari modifico qualcosa, trovo un compromesso, e l'insieme di queste due cose, che non sarà l'ottimo, ma realizza una politica che fa andare avanti la situazione per il bene del Paese di 5 centimetri. Quei 5 centimetri sono fondamentali e sono infinitamente più importanti, sono il mandato che ti ha dato la gente, perché il loro voto non lo prendi e non te lo tieni in tasca, perché non serve a niente tenertelo in tasca. Di fronte alle emergenze che abbiamo di fronte al welfare state, un elettricista che conosco bene, vedevo che aveva difficoltà a muoversi, mi ha detto: mi sono rotto il ginocchio. Ho detto: ma vedo che può camminare. Ma non posso chinarmi, per il mio lavoro è un problema, devo farmi operare. Soltanto che mi hanno detto che per l'operazione c'è il 10 di maggio, il 10 di maggio. Se pago domani mattina, io non ho l'assicurazione, aspetto il 10 di maggio. Gli ho detto: questa cosa che lei sta dicendo si chiama welfare state. Quando lei legge sul giornale ridimensionamento del welfare state, lei volta la pagina, che pensa che non la riguardi, pensa che sia una di quelle formule che stanno nel cielo della politica. È questa cosa qui, il welfare state, è la riduzione della sanità pubblica, di quel miracolo europeo, dove se ti fai male ti portano al pronto soccorso, non ti chiedono per prima cosa la carta di credito, ma ti chiedono che cosa ti sei fatto. È quello che distingue la civiltà pubblica italiana, la civiltà sociale europea, da quella americana, ad esempio, dove lo schema è diverso, dove il barbone che ha un collasso qui fuori, dietro un portone, viene curato come vengo curato io, viene portato negli stessi ospedali dove vengo portato io. Ma è una cosa enorme. Noi stiamo diventando gelosi del welfare. Il welfare, che è nato come espressione della solidarietà, l'incontro tra la solidarietà cattolica e la fratellanza, la fraternità socialista, l'incontro di questi due elementi, ma poi ormai condiviso, non mi verrebbe mai in mente di pensare che il welfare è una roba che appartiene alla sinistra, appartiene alla nostra civiltà, appartiene al modo in cui siamo cresciuti. Se c'è un'espressione pratica della politica che porta le stigmate della solidarietà, è questa. Noi stiamo diventando gelosi del welfare, non vogliamo che valga per gli altri, non vogliamo che valgano le scuole per gli altri, non vogliamo che valga la cittadinanza per gli altri. Siamo addirittura gelosi che alcuni segni di accoglienza vengono dati a loro e non vengono dati a noi, che siamo magari in condizioni difficili, che fatichiamo ad arrivare fino alla fine del mese. E di questi problemi che vorrei sentire questa forza nuova, che ha raccolto degli elementi di radicalità. È importante in un consesso politico come il Parlamento, il Consiglio Comunale di Bergamo, il Consiglio Regionale della Lombardia, sentire anche la voce della parte più radicale, anche perché se a quella voce non diamo ascolto, rischia di disperdersi, di rimanere sul divano invece di andare a votare la volta dopo. Però questa voce deve prendere una forma politica, non deve prendere forma soltanto di testimonianza, non deve valere soltanto nelle campagne elettorali promettendo che si vedrà il miracolo e la meraviglia il giorno delle REICS, quando ci sarà la maggioranza, quando avranno il 51%. La politica è stata costruita in un altro modo, la democrazia funziona in un altro modo. Vorrei sentirli soprattutto su un punto fondamentale: le disuguaglianze ci sono sempre state in democrazia. No, la democrazia non le scusa, ma la democrazia sa che sono tipiche
di un processo democratico, e la crescita, i momenti di crescita, la distribuzione della ricchezza, sia pure disuguale, consentiva a tutti di proiettare i propri figli oltre il proprio orizzonte, generazioni e generazioni. La generazione di mio padre ha proiettato i figli in condizioni scolastiche, lavorative, economiche, sociali, culturali, migliori di quelle in cui vivevano. Questo ascensore sociale si è bloccato, la possibilità per il figlio del povero di far valere i propri meriti, indipendentemente dalle sue capacità economiche, vale molto meno. Qual è il punto? Io lo dico così, che le disuguaglianze che ci sono sempre state e le abbiamo convissuto, oggi stanno prendendo la forma dell'esclusione. Ma la democrazia non contempla l'esclusione, la democrazia contempla le disuguaglianze. Ne farebbe a meno, ma sa che ci sono, ma non contempla l'esclusione. E naturalmente la democrazia potrebbe dire al cittadino che si sente escluso, che non ha da mangiare, rivolgiti alla politica, non è colpa mia darti da mangiare. Ma quel cittadino potrebbe rispondere: ma tu sei un insieme di buoni principi, ma vali soltanto per i garantiti, non vali per me. Sei un insieme di belle parole in cui io ho creduto quando ero garantito, ma adesso che sono precipitato nella scala sociale per un divorzio, perché ho perso il lavoro, o per i motivi più semplici, sono passato dal ceto medio al ceto più povero, tu per me non hai valore, non c'entri niente con la vita quotidiana che io faccio. La crisi che stiamo vivendo è a un passo, a un velo di distanza da una crisi della democrazia. Per questo dovremmo essere preoccupati e per questo bisognerebbe che tutti concorressero con le loro proposte. Non si chiede, io almeno, non mi sogno di chiedere un compromesso al ribasso ai 5 Stelle. Credo che possano tenere intatta la loro radicalità, la loro forza d'urto, il loro giudizio negativo su questi anni, ma che possano mettere questa forza politica a confronto con quella di altri per costruire qualcosa di positivo. Già adesso, ogni minuto che passa è un minuto perso, non lo stanno facendo, e credo che i cittadini dovrebbero riflettere anche su questo. Bene, mi sembra che tra l'altro le cose che stanno dicendo i nostri due interlocutori non le dicono solo così freddamente, ma anche con una buona dose di passione, e anche questo è una componente che mi pare rende interessante quello che stanno dicendo. A Enzo Bianchi vorrei così rilanciare un po' un tema al quale peraltro si è già accennato, che è il seguente. Il cristiano spesso è convinto che la forza, il potere, o non conta o è visto con un certo sospetto. Spesso il cristiano fa appello anche a taluni passaggi dei testi sacri che lui ha nel cuore e nelle orecchie. Si parla di croce, quando sono debole e allora che sono forte, eccetera. Questi tratti che fanno parte del cristianesimo, perché la croce non è un qualcosa di marginale, in che misura possono poi andare d'accordo con una politica che è anche fatta di forza, di decisione, di interventi economici, di sanzioni? Il cristiano, cioè, non rischia con questo suo retroterra spirituale di restare un po' ai margini della politica, proprio perché è cristiano? Ma un grande gesuita che in questi giorni farà sentire la sua voce a Roma nella Congregazione Generale per l'elezione del nuovo Papa Nero, padre Valadier, un gesuita francese che si è sempre interessato soprattutto dei rapporti tra cristianesimo e politica, lui ha una formula secondo me molto eloquente. Dice che il cristiano è una condizione strana rispetto, étrange in francese, rispetto alla politica. Attenzione, non straniera, étrange, strana. Perché? Perché il cristianesimo fin dall'inizio si è mostrato assolutamente capace di lealtà, si parlava addirittura di obbedienza, verso l'autorità politica dello Stato, in quel caso
quello che era l'impero romano. Il cristianesimo ha sempre mostrato questa lealtà. Molti di voi conoscono il testo a Dionieto: noi siamo fedeli alle leggi dell'impero. Perché? Perché Gesù, se anche quella formula è troppo breve, ma negando ogni possibilità di un potere politico-religioso, di una teocrazia, aveva ben diviso ciò che compete a Dio e ciò che compete a Cesare. Ma ciò che compete a Cesare, il cristiano con lealtà glielo deve dare. Eventualmente nella storia ci sono troppe cose, soprattutto nella Chiesa Cattolica, che spettavano a Cesare e che eventualmente i papi volevano dare a Dio, a partire dallo Stato Pontificio, che è l'emblema di una situazione in cui si vuol dare a Dio ciò che spetterebbe a Cesare. Detto questo, però, il cristiano ha sempre una postura di estrema libertà che lo può portare, voi lo sapete, addirittura all'obiezione di coscienza. Il cristiano nella sua lealtà accetta, ad esempio, le regole assolute della democrazia e sa che il criterio di maggioranza con cui si decidono le leggi, seppur limitato, va assolutamente accettato. Se il cristiano non accettasse questo, bisognerebbe diffidare di lui per la sua capacità democratica. Questo però gli deve acconsentire che in certe situazioni lui può fare l'obiezione di coscienza. Attenzione, non l'obiezione di coscienza per impedire eventualmente allo Stato di funzionare, ma ci sono alcune cose che il cristiano assolutamente nella sua posizione, nella sua fedeltà alla sequela del Signore non può assolutamente acconsentire per lui, accettando, ripeto, che lo Stato si sia dato degli istituti giuridici che non erano secondo eventualmente l'ispirazione del Vangelo. Ma in tutto questo il cristiano non viene a mancare di solidarietà nella compagnia degli uomini, non viene assolutamente a creare una situazione, oserei dire, distaccata dello spazio cristiano rispetto alla società. Il cristiano è solidale totalmente con gli uomini. Non ha neanche nessuna ricetta, attenzione, in realtà evangelica o cristiana da realizzare, perché il Vangelo ispira ma non dà ricette e il cristiano deve a un certo punto pigliare la responsabilità lui, insieme agli altri, non da solo, di quelli che sono gli assetti economici, politici, giuridici che la società deve assolutamente darsi. Oggi il cristianesimo ha ancora questa capacità, dopo anni in cui certamente ha dato un contributo, almeno così io penso, perlomeno mi fermo alla società italiana, ha dato un contributo per la democrazia innegabile. Oggi ha ancora la capacità di essere una voce? E non è facile rispondere a questo. C'è molta incertezza. Certamente anche qui i cristiani devono trovare una nuova forma per essere soprattutto influenti, per inoculare delle diastasi all'interno della società. Quali punti, secondo me, fondamentali? Il primo, quello del bene comune. Il concetto del bene comune che il cristianesimo tutto ha saputo elaborare deve essere un concetto che va rimesso all'interno di quella che è la vita politica, la vita sociale. Il bene comune, il quale deve intervenire come criterio rispetto semplicemente agli interessi personali o al gioco degli interessi, come si ama dire. Di conseguenza, la communitas, un orizzonte comune,
Noi oggi siamo all'interno, io non sono un monaco, non entro all'interno del dibattito politico, so che il mio posto non è quello, ma dobbiamo ammettere che è diventato difficile un orizzonte comune, un orizzonte sociale. Noi ne abbiamo urgenza all'interno della nostra società, altrimenti non c'è un orientamento per la società, soprattutto per le nuove generazioni, le quali sono distanti dalla politica per varie ragioni, ma certamente anche a partire dal fatto che un orizzonte sociale non c'è più. Finito il tempo di quella che era la socialità socialista, come diceva Mauro, e di una fraternità cristiana vista abbastanza anche in forme concrete, noi oggi rischiamo di avere un cristianesimo solo profetico, il quale fa dei proclami, certamente fa risuonare il Vangelo, ma poi non ha la capacità di tradurre in pratica all'interno della società quelle che sono delle ispirazioni. Io credo che qui occorrerebbe, quello che dice Julia Kristeva, che occorrerebbe che ci fosse una complicità da assumere tra credenti e non credenti, proprio in vista della communitas. Vogliamo rifare la convivenza che abbia davvero questa istanza di comunità? Io penso a Bauman. Bauman costantemente vede che l'unica possibilità per la nostra società per uscire da questa situazione di crisi a tutti i livelli, poi sapete che ogni suo titolo identifica una situazione della nostra società, ma indubbiamente la Communitas, in uno dei suoi più bei libri, Voglia di Comunità, pone l'orizzonte possibile per l'Europa a quel livello, se si vuole davvero ritornare a una logica di communitas e non invece di un individualismo esasperato con gli interessi personali in cui non si è più capaci. Noi vediamo anche all'interno delle nostre terre, delle nostre città, ma quanto è difficile una possibile convergenza, quale poca speranza c'è che ci sia un cammino comune. E di nuovo non entra nella politica, ma la diagnosi che faceva prima Ezio Mauro, secondo me è molto lucida, perché in questo momento c'è poi una impotenza anche da parte di chi magari fa una protesta o addirittura vorrebbe una rivolta, c'è un'impotenza, mancando comunque un orizzonte comune, a passare a un'azione concreta e a dare un apporto che sia veramente efficace. Ecco, io di tutto questo sono veramente preoccupato e ho l'impressione che noi oggi cosa abbiamo all'interno dello spazio cattolico? Lo dico nella consapevolezza che so bene come ancora la Chiesa ha un grande posto qui a Bergamo, non direi le stesse cose in Piemonte da noi, dove la situazione secolarizzata ci rende del tutto, direi, curiosa una situazione ancora come la vostra in Lombardia e in parte del Veneto. Ma direi, vogliamo ridurci a un Papa Francesco, il quale costantemente con voce profetica fa degli appelli che cadono completamente a vuoto nello spazio ecclesiale e non si arriva assolutamente ad avere invece un'elaborazione di un impegno, soprattutto per le nuove generazioni. Io di questo sono veramente preoccupato, perché stando coi giovani, ascoltando i giovani, il loro orizzonte sovente è nebbioso. Non c'è una speranza, non c'è una capacità di focalizzare degli obiettivi. Ma perché non si dà l'obiettivo della communitas? E continuiamo in una situazione la quale, secondo me, creerà sempre più le nostre società disumanizzate, sempre più critiche. Personalmente, io temo che questa crisi economica, di cui si continuamente si dice siamo alla fine, siamo per uscirne,
temo che continuerà e che si aggraverà almeno a breve termine per noi italiani, perché indubbiamente è il tessuto della società che è incapace di elaborare un progetto per il futuro, un progetto carico di speranza e che sappia dare fiducia. E quando non c'è né speranza né fiducia, il risultato è una società sfilacciata in cui ognuno percorre le sue vie, ma senza che ci sia un progetto di comunità, di convivenza davvero migliore di quella che facciamo adesso. Prima lei, Ezio Mauro, ha parlato del rischio che un movimento così forte, così capace di raccogliere lo scontento della gente come i 5 Stelle, metta in frigo questa ricchezza e non la faccia diventare operativa in politica. Ma io le volevo anche dire, non esiste, lo chiedo a lei laico, un po' un pericolo analogo anche per i cristiani, i quali hanno anche loro in serbo una ricchezza di apertura verso l'altro, di impegno, ma spesso non sono capaci, anche loro, analogamente a questo movimento politico, di tradurla, questa ricchezza, in qualcosa di operativo, di politico. E allora abbiamo il cristianesimo del campanile, come diceva prima Enzo Bianchi, e è un cristianesimo che non incide. In particolare vorrei citarle il fenomeno molto macro del volontariato, che però va di pari passo con la riduzione del peso politico dei cattolici. Ma intanto, mentre Enzo parlava prima, io condivido l'approccio che tu hai quando dici che il cattolico riconosce, il cristiano riconosce le leggi del Parlamento, e quindi potremmo tradurlo così, sa andare in minoranza quando i numeri lo mandano in minoranza, il che non significa che rinuncia ai suoi valori, naturalmente, ma si uniforma a una legge democratica che è stata scelta nell'agire civile e non nella vita spirituale. Per un laico c'è una formula che io ho usato in questi anni e che è scomodo dirla nella bellezza e nella spiritualità di questa basilica, però la formula è che in un eventuale contrasto dentro una società democratica tra la legge del creatore e la legge delle creature è quest'ultima che deve prevalere, per la semplice ragione che tutela i diritti tutti, ma di tutti, di chi crede e di chi non crede. Naturalmente tu hai detto c'è l'obiezione di coscienza e questa una società democratica la deve riconoscere e salvaguardare, stando attenti a come la Chiesa in qualche caso muove l'arma dell'obiezione di coscienza in forma, secondo me, impropria. In un caso su cui credo ci siamo dilaniati tutti e credo che nessuno avesse una convinzione nitida di che cosa era giusto fare, ma salvo il rispetto di quella famiglia, se c'era una famiglia italiana era proprio quella degli Englaro, con quel padre che faceva la spola tra la madre malata, la moglie malata e la figlia in quello stato da cui non si sarebbe più ripresa, che probabilmente per anni ha spiato un minimo segno di vita davanti a un raggio di sole o qualsiasi cosa sul volto della figlia e a un certo punto ha deciso che quello strazio non era più dignitoso per la persona che sua figlia continuava in qualche modo ad essere. Beh, in quel caso, a un certo punto, una persona che io ho conosciuto, che rispetto molto, che era l'ex cardinale di Torino, Poletto, ha invitato i medici piemontesi a scegliere l'obiezione di coscienza. Quasi fosse, è ovvio che individualmente chiunque era legittimato a scegliere l'obiezione di coscienza, ma fare un appello generico a una categoria, come se fosse una categoria sindacale, da muovere come se fosse un invito allo sciopero, mi ha fatto pensare che non fosse tanto ricorrere all'obiezione di coscienza, ma all'obbligazione di appartenenza, che è una cosa completamente diversa. Quindi sono categorie molto delicate, ma la domanda è una domanda che coglie una possibile contraddizione del mondo cristiano. Ci si affida a Wojtyła,
ci si affida a Francesco, Francesco fa finalmente quadrare i conti, e il Papa che molti cattolici di base aspettavano, a questo punto c'è lui e io delego, perché finalmente parla con la mia voce e quindi io delego. Per interpretare i primi tempi del pontificato di Francesco io ho usato una formula di cui Enzo forse non ricorda più di averla coniata sulle pagine di Repubblica qualche anno fa. Enzo ha scritto, è passato, è una formula molto semplice, è passato dal magistero della condanna al magistero della misericordia. E quando ho letto quella frase ho pensato a un'immagine, alle mani chiuse di un Papa che brandisce il crocifisso, urlando pentiti, e alle mani spalancate di un Papa che ha lo stesso crocifisso ma dice vieni. E poi mi sono ricordato, tu dici che non vuoi parlare di politica, io non dovrei parlare di queste cose, ma in realtà mi appassionano moltissimo da tanto tempo, mi sono ricordato che Gesù non dice pentiti al ladrone che gli dice portami con te in paradiso, Gesù non gli dice pentiti, gli dice tra poco tu sarai con me in paradiso. Oggi. Cioè oggi gli dice tu hai aderito, mi hai rivolto una domanda, una richiesta, io ti accolgo. Non gli dice pentiti prima. La seconda formula che io ho usato, questa magari tu mi scomunichi perché non è corretta, ma io per me l'ho usata così, che Francesco è passato dalla Chiesa dei Preceti alla Chiesa del Vangelo. Naturalmente Non fatemi dire, perché non lo penserei minimamente, che gli altri papi non erano fedeli al Vangelo. Non è questo il punto. Però significa rinunciare a un magistero che incide nelle piccole vicende della vita quotidiana, scritto dalla Chiesa, per ricorrere alla parola di Gesù Cristo scritta nel Vangelo. Ma questa radicalità del ritorno al Vangelo obbliga terribilmente. Obbliga chi crede, è perché le cose si tengono. Se c'è il ritorno al Vangelo, questa cosa per chi crede diventa un obbligo molto superiore a quello che era prima dell'avvento di Francesco. Prendiamo la vicenda dei poveri. I poveri non hanno più una classe sociale che li rappresenti, non hanno più una cultura politica, non parlo neanche di un partito, che faccia loro riferimento. Addirittura mentre usiamo quella parola ci chiediamo se non è un fossile sociologico, perché oggi andrebbe spiegata in altre forme, emarginati, esclusi, come abbiamo detto prima. La parola povero rischia di non dire più niente, ma soprattutto, lo dico per gli obblighi che nascono da un'adesione al Vangelo, tenendo presente che una delle ultime omelie di Wojtyła quando era a Buenos Aires era un'omelia sugli schiavi, anche lui non li chiamava poveri, li chiamava addirittura schiavi, i moderni schiavi. L'omelia una delle ultime due o tre domeniche prima del conclave. E si è rotto soprattutto, fondamentale, il nesso tra il ricco e il povero. Il ricco per la prima volta scopre che può fare a meno del povero, può disinteressarsene, perché c'è una dicotomia, una separazione tra la nuova classe che ha il potere effettivo oggi, che non è quella al governo negli stati nazionali, che basta enumerare le tre crisi che abbiamo detto prima, la crisi del terrorismo islamico che ci porta alla guerra in casa, anche se noi viviamo in pace, non abbiamo dichiarato guerra a nessuno. L'ondata immigratoria, la crisi di un lavoro che non c'è più, è una crisi economica, finanziaria, che è la più lunga dal 1929, supera quella del 1929, per capire che tutte e tre queste crisi bypassano lo Stato nazionale. Naturalmente il principio della politica della cittadinanza è tale che noi continuiamo a rivolgerci al governo del nostro paese, i francesi lo fanno con Hollande, i tedeschi lo fanno con la Merkel, perché è la forma politica a noi più vicina. Potremmo dire quasi che non ne conosciamo un'altra. L'Europa purtroppo è cresciuta in modo che noi dell'Europa riconosciamo i vincoli, ma non siamo più in condizione di rintracciare per noi stessi la legittimazione di quei vincoli. Li consideriamo dei vincoli senza più una legittimità. E quindi noi ci rivolgiamo ai governi nazionali, ma i governi nazionali non riescono a far fronte a questi problemi.
E quindi c'è una separazione ormai netta tra questo ceto politico, e non soltanto politico, questo ceto del potere economico, finanziario, che vive negli spazi transnazionali dei flussi finanziari e dei flussi di informazione, dove si prendono le decisioni che contano. E i disperati che vivono nel sottosuolo degli stati nazionali. E gli uni possono fare benissimo a meno degli altri. Ma così facendo salta quel nesso che abbiamo chiamato società e che ha garantito la coesione sociale e che ha governato i conflitti in una forma democraticamente tollerabile per tutto questo lunghissimo dopoguerra di pace e di prosperità che abbiamo avuto, cosa di cui non siamo consapevoli, che non ce l'ha regalato nessuno, è frutto di una costruzione umana. Chi dice che la politica non ha funzionato? La politica ha realizzato delle costruzioni enormi. Oggi queste costruzioni ci sembrano arrugginite, ci sembrano essere messe in crisi. Però hanno funzionato in tutto questo periodo. Salta quello che i sociologi chiamano il tavolo di compensazione dei conflitti, che ha tenuto insieme in questi 70 anni i vincenti e i perdenti, gli sconfitti e i vittoriosi. Li ha tenuti insieme nella consapevolezza che gli uni dovevano tenere conto degli altri, perché facevano parte di un progetto comune che abbiamo chiamato società, anzi l'abbiamo chiamata addirittura società democratica. Ecco, il Vangelo non è insensibile a questa dicotomia, non è insensibile a questa esclusione, non è insensibile a questo tema degli ultimi. Quindi la parola profetica di Francesco non assorbe per delega quello che i cristiani devono fare, ma gli indica un obbligo in più. Il ritorno al Vangelo è qualcosa di urticante, soprattutto per chi crede. Gli altri si possono accontentare di ascoltare Francesco e dire finalmente dice delle parole autentiche e i precetti della Chiesa, non i precetti, ma i principi fondamentali della Chiesa coincidono con la predicazione effettiva del Papa, ma per chi crede il ritorno al Vangelo è qualcosa di obbligatorio. Belli questi incroci del laico che cita il Vangelo e del monaco che magari parla almeno di traverso di politica. Allora, visto che Ezio Mauro ha citato il Vangelo, quando si parla di cura dell'altro e di responsabilità da assumersi verso l'altro, viene sempre in mente ai credenti la parabola del buon samaritano. Volevo chiedere a Enzo Bianchi dei vari passaggi, dei vari verbi soprattutto che caratterizzano questo passaggio straordinariamente importante e bello di Luca, qual è quello che serve di più oggi? Si parla di vedere, si commosse, si prese cura e poi la descrizione dettagliata della cura, versa vino e olio, carica sul giumento, lo porta alla locanda. È possibile individuare in questi passaggi qualcosa che oggi è più urgente? Che oggi è più urgente. Ma conoscete tutti questa parabola del samaritano? Poi è la parabola che di fatto è diventata la narrazione di tutto quest'anno giubilare, costantemente attualizzata da Papa Francesco, soprattutto per l'espressione fare misericordia. Questa parabola ci dice che la misericordia non è solo un sentimento, che la misericordia deve diventare una pratica. La misericordia si fa, e certamente per fare misericordia ci sono dei passaggi che adesso venivano ricordati. Il primo, importantissimo, si tratta di saper guardare e discernere. Operazione non facile, anche perché noi siamo sempre tentati, come i personaggi della parabola, e non a caso i personaggi religiosi, attenzione, il sacerdote e il levita, di andare oltre, senza guardare e senza ascoltare. Noi abbiamo una gran fretta, la nostra vita è velocizzata, il nostro mondo è un mondo in fuga, effettivamente tutti noi ripetiamo il ritornello, non c'è abbastanza tempo,
non abbiamo tempo. Ma attenzione, per fare misericordia davvero il primo tratto, poi vi dirò dove questi tratti si trovano già, in realtà addirittura all'inizio della nostra fede. Ma la prima cosa è guardare nel senso di discernere, non semplicemente, e di ascoltare. Se uno non è capace, non è esercitato a guardare con uno sguardo penetrante, che conosca, e non è esercitato ad ascoltare, lui è escluso dal fare misericordia. È assimilato al sacerdote, al levita, che passarono dall'altra parte della strada e non videro quell'uomo che era ormai moribondo. Il secondo passo, molto importante, è quello di avvicinarci, rendere l'altro prossimo. E forse questa, secondo me, è l'operazione più difficile oggi, perché siamo in una società in cui può esserci l'illusione che la vicinanza è quella virtuale, non quella reale. Noi ormai riusciamo a comunicare in tempo reale, si dice, con chi è lontanissimo in realtà da noi, e questo può darsi che non ci renda abbastanza consapevoli che la vicinanza è fisica. Vorrei dire, la vicinanza è dei corpi. Io sono un corpo, non ho un corpo. E finché non metto il mio corpo vicino all'altro, non c'è vicinanza vera, reale. Quindi si tratta di avvicinarci. Questo vi dice perché è importante la categoria del prossimo, del vicino. Lo ripeto, Zoya, questo sociologo mio amico, peraltro che stimo molto, ha dato a un suo libro il titolo La morte del prossimo. Molto intelligente, dice, sì, Nietzsche diceva che moriva Dio. No, in realtà è morto il prossimo. Noi oggi in realtà non abbiamo più la capacità di farci prossimo all'altro. Tutti sono lontani. E eventualmente, se noi anche ci pigliamo cura del prossimo, in realtà pigliamoci cura del prossimo virtuale. Purché sia lontano, poi lo amiamo. Purché sia lontano, poi gli mandiamo anche un aiuto economico, un'offerta. Ma vicino no, in casa no. Allora il vero passo, secondo me, oggi coraggioso, è quello di fare un passo per avvicinarci all'altro. Io penso, se avessimo questa capacità di avvicinarsi agli stranieri, agli immigrati, e avvicinarci, già quello farebbe cadere un mondo di pregiudizi, un mondo di immagini stereotipate che portiamo in noi, sarebbe già davvero un fare qualcosa che è già un inizio di prenderci cura dell'altro. Beh, una volta che abbiamo visto, che abbiamo ascoltato e ci siamo avvicinati, gli uomini, permettetemi l'espressione, sono tutti sufficientemente buoni per sentirsi presi alle viscere di fronte al bisognoso. In realtà noi, io sono convinto, noi uomini, non siamo cattivi come ci dipingiamo. La cattiveria nasce se noi non ascoltiamo, la cattiveria nasce se noi passiamo oltre, la cattiveria nasce se noi non vediamo. Ma un uomo, per cattivo che sia, di fronte a chi ha bisogno, sente dentro di sé un sentimento, prendersi alle viscere, che poi significativamente è il termine misericordia in ebraico, che significa pulsione all'utero, pulsione alle viscere, un sentimento che si impone. Quello c'è, lo sentiamo, ma poi a quel punto lì si deve passare all'azione. E l'azione, certamente, secondo quel che uno può. Nessuno può fare di più di quello che può.
E quello che chiede il Vangelo è che si abbia la capacità in questi tre movimenti, ascoltare, vedere, avvicinarci, sentire commozione, come dice il Vangelo, si commosse alle viscere, provò compassione, sono tutte traduzioni possibili, a quel punto cominciare a dare la presenza. Io concludo sempre in maniera diversa da Gesù la parabola del Samaritano, penso che non se la pigli, ma chi mi ha costretto a cambiare la parabola di Gesù era la signora Thatcher, la quale in un famoso discorso in Parlamento disse sì, si dice tanto, ma il Samaritano ha potuto fare compassione, ha potuto fare del bene perché aveva i soldi, se non aveva i soldi non poteva far nulla. Ed effettivamente la parabola dice che lui, sceso da quel suo giumento, non sappiamo se un asino o un cavallo, aveva con sé dell'olio, aveva con sé dell'aceto, fece un pronto soccorso, poi caricò sul cavallo, portò alla locanda, aveva dei soldi nel portafoglio, pagò il soggiorno, pagò le cure per tutto il tempo. E la Thatcher diceva, perché aveva i soldi ha fatto la carità, quindi bisogna avere più soldi per fare più carità. Ma io concludo la parabola così. Quel samaritano che passava era un povero uomo come l'altro che era caduto nel fosso, né più né meno. Non aveva né olio né aceto, non aveva neanche il portafoglio, ed era a piedi come l'altro, non aveva neanche né un cavallo né un asino. Cosa fare? Se lo caricava in spalla, nel deserto di Gerico crepavano tutti e due. Allora è stato lì, gli ha preso mano nella mano, gli ha dato la sua presenza finché l'altro è morto, e l'altro non è morto solo. Anche questo ha fatto misericordia, come il samaritano della parabola. Quindi, secondo me, l'avvicinarci e poi dare la presenza, dare quello che uno ha, quello che uno può. Ma questa è la responsabilità. Torno all'inizio al concetto di responsabilità. La Scrittura, non a caso, all'inizio fa due domande. Una a Adamo, ma ricordatevi che Adamo non significa un nome né una persona, significa semplicemente terrestre, uomo. Uomo terrestre, dove sei? Dove sei? Nel tuo cammino di umanizzazione, dove sei? E la seconda domanda, dov'è tuo fratello? Perché vedete, nel cristianesimo, questo dobbiamo davvero impararlo. È tempo di smetterla, di avere questa visione di un Dio che è da amare, di un amore di desiderio, come facciamo tra noi uomini. Queste fa parte del linguaggio poetico, romantico, mistico, che non è vero cristianesimo. Amare Dio significa fare ciò che Lui desidera, la Sua volontà, e la Sua volontà è che ci amiamo tra di noi. Per Dio è molto più importante che ci amiamo tra di noi, che abbiamo cura gli uni degli altri, che non pensiamo a Lui. Questo è il cristianesimo. L'altro sta all'interno di tutte le altre religioni ed è ancora giudaismo, ma nel cristianesimo, non dimenticatelo mai, dice Giovanni, colui che ama ha conosciuto Dio. State ben attenti ai tempi. Colui che ama ha conosciuto Dio. Quando uno ama, anche se non crede in Dio, è uno che l'ha conosciuto. E significativamente, bisogna dirlo, è scandaloso, ma bisogna dirlo, quando Gesù delinea i maledetti, provate ad andarvi a leggere Matteo 25, non sta scritto andate maledetti perché avete rubato, andate maledetti perché avete commesso adulterio, andate maledetti per tanti peccati di fragilità che tutti facciamo. Ma andate maledetti perché avevo fame e non mi avete dato da mangiare, ero nudo e non mi avete dato un vestito, ero straniero e non mi avete offerto la casa,
ero in prigione, condannato, e non vi siete neanche sognati di venirmi a trovare. Ero malato e non mi avete fatto visita. Quello che ci dà la maledizione, o se volete la morte eterna, sono peccati d'omissione verso gli altri, non peccati verso Dio. Verso Dio possiamo far nulla che ci escluda dalla vita e dalla comunione con Lui, ma quello che io faccio con un altro concretamente, quello che incontro, quello decide della mia vita o della mia maledizione. Ci avviamo alla conclusione. Con le ultime due domande, che sono su temi magari un po' più particolari, anche se particolari forse non sono. Si è citato più volte stasera Bauman, e tra le cose che di Bauman si citano spesso è quello che la cosiddetta società liquida è concentrata sul presente, non ha prospettive future, non ha memoria. E qui io a Ezio Maro vorrei domandare, a proposito di memoria, si può davvero costruire una società giusta, democratica, insomma, in cui ci si trovi bene come cittadini, senza la memoria? Qual è il ruolo della memoria in questa costruzione? Ma se io le chiedo in quale Repubblica siamo, io credo che lei non sappia rispondere. Io non so rispondere, non siamo più nella prima. Mi fermo qui, non so se siamo nella seconda, nella terza. È la seconda quella dopo Tangentopoli? È cominciata una terza? Non lo sappiamo. Viviamo in un sistema politico istituzionale disancorato, che funziona, che ha la piena legittimità democratica, che è disancorato, e viviamo con partiti che sono nati tutti mercoledì scorso, questo punto. E quindi non hanno quel deposito di tradizione, di valori consolidati. Un socialista nordico, un laburista inglese, un socialdemocratico tedesco, ma anche un socialista mediterraneo, greco, spagnolo, sa su determinati temi fondamentali che riguardano licenziamenti dal lavoro, che riguardano l'aborto, sa qual è il portato culturale del suo partito. Se tu chiedi oggi a un esponente della sinistra italiana se laico, ti dice dammi tempo una settimana che ci devo pensare prima di risponderti, oppure danno delle risposte incomprensibili come il sindaco di una grande città che ha detto sono laico ma non laicista. Ma che cosa vuol dire in italiano? Non so che cosa voglia dire. Il problema è che un deposito di tradizioni, di storia condivisa, con tutti gli errori che sono stati fatti, in particolare a sinistra, per quanto mi riguarda, e potremmo passare un'altra serata a enumerarli tutti, un deposito di memoria, di storia condivisa, di tradizione, di consapevolezza della classe dirigente che è stata data al Paese, degli uomini di governo che sono stati dati al Paese, che non è vero che sono tutti uguali. Questa democrazia ha avuto uomini come Zaccagnini, ha avuto uomini come Pertini, ha avuto uomini come Aldo Moro. Basterebbe questo per tappare la bocca che fa di ogni erba un fascio. Ecco, però queste cose, insieme con la rappresentanza di interessi legittimi, perché ci sono degli interessi legittimi nella società che la politica deve chinarsi a riconoscere, a rappresentare, sono quelle cose che fanno muovere le bandiere. Mentre le bandiere dei partiti italiani sono flosce come sulla luna dove non c'è il vento, proprio perché manca tutto questo. D'altra parte, dei grillini abbiamo detto, vivono teorizzando l'anno zero, anzi l'anno zero deve venire, sembrano Pietro l'Eremita, pentitevi, l'anno zero deve ancora arrivare. Ma a sinistra, con la rottamazione non delle politiche, che in un uomo politico, al di là del vocabolario, è sacrosanta, la rottamazione delle politiche precedenti si ritiene che siano sbagliate, ma con la rottamazione delle persone, che è una cosa diversa e che a sinistra non funziona granché bene concettualmente in termini di valori, ma anche a sinistra ce l'hanno zero. Io ho detto, l'ho scritto anche altre volte, Renzi non ha saputo vestirsi della maestà della storia della sinistra italiana,
parlo di maestà parlando di un percorso ultracentenario, non parlo delle vicende di questi giorni, dove, di questi ultimi anni, dove ci sarebbero molte cose da dire. Quella maestà che scusa gli errori e li trascina con sé nel divenire di una storia. Naturalmente, dopo essersi rivestito di tutto questo, un leader politico ha non solo il diritto, ma addirittura il dovere di interpretare quella storia secondo la sua visione e addirittura secondo il suo carattere e le attitudini sue alla leadership. Quindi io riconosco un diritto totale di interpretare quella vicenda storica secondo quella che è l'anima e la leadership del leader che in quel momento legittimamente lo guida. Purché prima ci si faccia carico di una storia e solo dopo si separi il grano dall'olio dentro quella storia, si dica questa cosa la metto in ombra perché non funziona, quest'altra no. Beh, nel caso di Berlusconi l'anno zero è perenne, nel senso che una successione è ormai, si dovrebbe scrivere nell'articolo 1 di uno statuto che peraltro non credo esista, già Bobbio aveva chiesto conto dello statuto di Forza Italia nel 94 ricevendo delle risposte un po' piuttosto imbarazzate. Si dovrebbe scrivere la successione a Berlusconi è impossibile, ma è impossibile per il carattere particolarissimo, carismatico e populista di quella leadership, tanto che seriamente si è pensato, poi si è scartata per ragioni probabilmente di opportunità, ma si è pensato a una successione dinastica, perché sarebbe l'unica che tramanderebbe il peccato originale del conflitto di interessi e lo contemplerebbe in eterno e quindi è l'unica compatibile. Ma dico questo non per fare delle battute, ma per dire che la politica è bloccata, la memoria. Poi la memoria è anche la consapevolezza del passaggio delle generazioni. Qui c'è la consapevolezza che la carta d'identità è, io posso dire tranquillamente, avendo lasciato la direzione di Repubblica a un collega che è del 1970, quindi è molto più giovane di me, e quindi vedendo tutta l'opportunità di cambiare mano, di decidere che non si è eterni, che non bisogna concepire i posti come degli appannaggi eterni, che è giusto che arrivino delle energie giovani. Però questo non può sostituire tutto il significato della politica. Il passaggio tra le generazioni è qualcosa di importante, e anche il passaggio tra esperienze diverse, magari concorrenti tra di loro. Io ho ancora negli occhi, perché è la prova che uno Stato moderno può esistere in democrazia anche alle nostre latitudini, il passaggio di consegna all'Eliseo tra Mitterrand, sfiancato dal tumore che lo stava devastando fisicamente e dagli scandali che lo stavano inseguendo e avrebbero accompagnato poi il declino e la fase immediatamente successiva alla sua presidenza. Chirac, che entrava all'Eliseo, investito del mandato popolare, quindi teoricamente, come dicono i giuristi, perfetto nell'esercizio del suo potere, totalmente investito, avrebbe potuto benissimo fare a meno dell'altro. E tuttavia in questi due, sopra i quali c'era la volta dell'Eliseo, si intravedeva qualcosa di più, si intravedeva il tetto dello Stato, di un orizzonte comune a cui entrambi facevano riferimento dopo essersi sfidati due volte nella loro vita politica, essere stati avversari non soltanto perché uno era di destra e l'altro era di sinistra, ma perché erano stati avversari, competitor l'uno dell'altro, e tuttavia si vedeva l'autorità trionfante e entrante, subentrante di Chirac appoggiarsi all'autorità declinante di Mitterrand, riconoscendogli una maestà residuale di cui voleva impadronirsene, perché era un lascito dello Stato e dell'esercizio di una carica istituzionale. È questo tetto che manca, quello che tiene insieme ieri e oggi, quello che tiene insieme avversari diversi che si riconoscano in qualcosa di comune. La memoria significa anche ricordare che cosa siamo stati, significa ricordare il dopoguerra italiano da cui ha preso lo slancio il boom. Tu parlavi prima dei corpi, ma noi non abbiamo memoria oggi in questo momento, mentre siamo qui adesso. Noi non abbiamo memoria perché riduciamo puramente a corpi. Rovescio il tuo ragionamento, sono d'accordo lo schema che facevi, ma proviamo a rovesciare il ragionamento. Noi riduciamo a quantità il problema dei migranti, li riduciamo a pura quantità, quindi li spogliamo del carattere di persona e immediatamente dei diritti che la persona si porta dietro.
in questo modo non ci accorgiamo che intanto mettiamo fuori gioco la politica, perché la politica, se non ha a che fare con delle persone, ma soltanto con delle quantità, non sa cosa fare. La politica è abituata a ragionare in termini di diritti e di interessi da rappresentare. Se queste non sono persone, ma sono delle quantità da bandire, sono dei puri corpi, corpi mal vestiti, corpi denutriti, corpi di un colore diverso dal nostro, corpi che ci impauriscono, corpi che ci importunano nella loro disperazione. E noi non vediamo che in un corpo che non chiede diritti di cittadinanza, non chiede neanche la dignità del lavoro, non chiede neanche tutto ciò che nasce dopo l'acquisizione della cittadinanza e i diritti, la dignità che nasce dal lavoro, chiede qualcosa di primordiale, una sponda di libertà dove appoggiare il destino e il futuro dei loro figli, cioè chiede la sopravvivenza. Cioè noi siamo di fronte, noi cittadini, pieno dei nostri diritti, che addirittura siamo malcontenti del funzionamento della nostra democrazia e riteniamo di avere tutte le ragioni per essere malcontenti, siamo di fronte a una domanda primordiale che non avevamo incontrato nella nostra vita, una domanda nuda di sopravvivenza, pura esistenza che chiede al potere che noi abbiamo in mano di poter sopravvivere. Ma come, questo sì che si può dire in questa basilica, come si può non vedere quello che c'è di sacro in questa richiesta? E come non si può non vedere quello che c'è di sacrilego nel rispondere a questa domanda, fissando la paura delle persone e rimandandogliela a specchio? Questa sarebbe politica, questa? Rimandandogliela a specchio con dei termini bellici che non fanno, mentre vorrebbero rassicurare, fissano la paura della parte più fragile della nostra popolazione. Gli anziani, quelli che vivono soli, quelli che ricevono il messaggio televisivo nel grande tinello italiano, quelli che vivono nei piccoli centri di montagna e di campagna, io lo so perché sono di un paese di 7.000 abitanti, quelli che non sono mai usciti nel corso della loro esistenza fuori dai confini dell'Italia e si trovano gli immigrati nei giardini di casa dove vanno coi loro nipotini e si trovano un mondo rovesciato in casa, non hanno gli strumenti per fronteggiarli. E la politica avrebbe il dovere, la sinistra avrebbe un dovere enorme come questa basilica, di chinarsi sulle inquietudini di queste persone e di provare a risolverli democraticamente, invece di lasciare che si usino quei termini, respingimenti, ruspe, filo spinato, muri, senza accorgersi la memoria, senza accorgersi dell'ultima cosa, che quei muri, mentre cercano di bandire, perché l'unico nostro problema è non vederli, ma andiamo al sodo, l'unico nostro problema è chiuderli nei campi, darli a qualcun altro, non ci interessa il loro destino, nemmeno per quota, noi non vogliamo vederli, noi non vogliamo che ci importunino, noi ci riteniamo padroni della terra nella quale viviamo, ci crediamo padroni della terra nella quale viviamo, l'Europa, crediamo di essere padroni, esclusivi, non vogliamo dividerla, neanche chi ci chiede, chiedo solo di sopravvivere, no, non vogliamo, e se gli si dà un aiuto, come mai non lo si dà a me? Come mai lo Stato è più attento a loro piuttosto che a me? Noi non ci accorgiamo che quei muri con cui li vogliamo bandire fisicamente, la forma estrema che è stata escogitata è quella del muro, come se non fosse il muro, da qualche parte deve finire e in quel punto passeranno, perché se tu devi salvare tuo figlio fai qualsiasi cosa, come è evidente anche chi urla e vuole i muri. Come non possiamo vedere che quei muri, mentre bandiscono loro, agiscono antropologicamente anche su di noi, c'è una mutazione anche in noi, che cosa ci trasformano? Si trasformano in qualcosa che non avevamo ancora conosciuto, neppure con il razzismo che qualche volta ha frequentato il paesaggio italiano, neppure con la xenofobia di cui abbiamo avuto ampia testimonianza. Cioè, evocano anche in Italia il fantasma dell'uomo bianco, che certamente è ciò che noi siamo, ma è anche ciò che non ci siamo mai accontentati di essere, perché l'abbiamo rivestito di sovrastrutture culturali, politiche, storiche, e l'abbiamo fatto diventare qualcosa di enormemente più complesso. E come potremmo non vedere, a proposito di memoria, che ridurci a essere l'uomo bianco che sta di qua dal muro e crede di essere protetto contro l'uomo nero che arriva è una regressione, non è un punto d'arrivo in avanti, è un unilateralismo, è una ridurci a una dimensione invece della complessità che noi abbiamo cercato studiando, lavorando, incontrando, viaggiando, di costruire a noi stessi nel corso di tutti questi anni.
Ultima domanda a Enzo Bianchi in rapporto a una sua passione segreta, che è quella della cucina. Lui è un ottimo cuoco e non si può dare la notizia. Non si può dare una notizia molto interessante, ma ci sarebbe, ma non si può. Comunque è un ottimo cuoco, vive in un monastero che è immerso nella natura e gli vorrei così chiedere se può dirci qualcosa di questo aspetto della cura dell'altro, che è la cura della natura, del mondo in cui siamo immersi. Ma è molto semplice. Io credo che il bagaglio che mi porto dietro è una cultura contadina, quella del Sud Piemonte, del Monferrato. Situazione che io ho vissuto fino a che sono andato all'università a Torino, ma una situazione che mi ha veramente plasmato. Il mondo contadino, il mondo piemontese, non è stato semplicemente uno scenario in cui io sono cresciuto, ma mi ha plasmato, mi ha dato dei valori. Io sono molto, direi, fiero di queste radici che ho. Poi certo la vicende autobiografiche portano a tante situazioni diverse, ma se volete è perché la vita nostra è veramente diversa e gli episodi che la solcano non sono mai degli eventi, sono sempre degli eventi che la modificano, la cambiano, ne danno un orientamento e quindi anche per me ci sono tanti elementi autobiografici che mi hanno portato a questa attenzione, se voi volete, alla natura, all'ambiente, soprattutto, oserei dire, la prima parola che mi viene, all'orto. Io non potrei vivere senza un orto vicino. E ovunque, anche a un certo punto, si è imposto di fare un'altra comunità, la prima cosa che vedevo è se c'era la possibilità di coltivare un orto, altrimenti anche di fronte alle migliori offerte me ne sono sempre fuggito e me ne fuggirei perché sento il bisogno proprio della coltivazione. Francamente, quando sono riuscito ad avere l'ammissione, c'era ancora l'esame d'ammissione alla prima media, il più bel regalo che mi ha fatto mio padre è di un orto, perché la mia famiglia non era contadina e non avevamo terra, ma mi ha regalato un orto. E da allora quello per me è la grande cura. Nonostante abbia una vita intensa, nonostante abbia molte cose da fare, ma credetemi, coltivo ancora un orto piccolo vicino al mio eremo, ma ci tengo personalmente a avere questo rapporto con la terra. Poi nella vita monastica certamente la scoperta dell'Oriente cristiano, dove c'è davvero un contatto con la natura che forse nell'Occidente è meno presente. Infatti noi quando pensiamo eventualmente a un cristiano che ha avuto un particolare rapporto con la natura dobbiamo andare a scomodare San Francesco d'Assisi e non abbiamo nessun'altra figura in Occidente. In Oriente invece è molto facile e quindi con ogni probabilità anche tutta la mia assiduità all'Oriente, al mondo ortodosso, ha significato molto, almeno per quel che riguarda la vita della comunità e questo rapporto con cui coltiviamo la terra, ne cerchiamo di aver cura e soprattutto ci è facilmente riconosciuto, curiamo molto la dimensione della bellezza e dell'estetica. Beh, io credo che è molto legato l'amore dell'altro e l'amore della natura, o se volete della terra, preferisco dire. Perché se io amo davvero l'altro non posso non amare la terra. Innanzitutto perché la terra davvero è nostra madre e perché nell'amare l'altro come me stesso
devo amare la terra come me stesso. Io credo che questo l'ho scritto più volte su Repubblica, il più grande comandamento che sintetizza tutti gli altri 10, ama la terra come te stesso, perché è un rapporto davvero di maternità, veniamo dalla terra e la terra deve avere un rispetto, una cura, se noi vogliamo una qualità della vita e se vogliamo anche che i rapporti tra di noi siano dei rapporti plasmati anche dalla bellezza e che non siano intaccati dalla bruttezza o dalla barbarie. Allora, per me davvero, i rapporti tra gli uomini, i rapporti con la terra, i rapporti con gli animali, i rapporti con le piante, certo stanno in un ordine ben preciso, perché prima certamente ci sono gli uomini che sono la responsabilità per gli animali, la responsabilità per le piante, la responsabilità per la terra, perché non è la terra che è responsabile di me, ma sono io che sono responsabile della terra. Io sono la voce della terra, della pianta e degli animali, però è un mondo che effettivamente penso che vada recuperato, una dimensione che il cristianesimo occidentale non ha avuto se non raramente, ma di nuovo dobbiamo di nuovo qui menzionare Papa Francesco, perché con l'enciclica Laudato Si, credo che la grande novità di quell'enciclica è di aver messo che l'amore del povero, la solidarietà è coniugata con l'amore per l'ambiente, la cura dell'ambiente. Prima di lui, va detto, quelli che si interessavano dell'ambiente erano poco sensibili ai temi della giustizia sociale e quelli molto sensibili alla giustizia sociale erano poco sensibili all'ecologia. E Papa Francesco ha saputo intrecciare queste due cose, per cui certamente è qualcosa che può stare a cuore molto ai cristiani. Io vorrei concludere con una sola cosa, con una sola idea. Noi abbiamo percorso tanti sentieri questa sera, di fatto abbiamo parlato molto, anche senza citare la parola di libertà, abbiamo parlato molto di giustizia, di uguaglianza, e credo che indubbiamente queste sono l'essenziale del cristianesimo che la modernità ha saputo ricordare attraverso l'illuminismo alla Chiesa, che aveva dimenticato questo fondamento. Però attenzione, la libertà e l'uguaglianza senza il fondamento della fraternità sono asteniche e deboli. Per cui il richiamo fondamentale oggi, dopo almeno, dobbiamo dirlo effettivamente, più di 2 secoli di lotta per la libertà, che ha dato il loro frutto, dopo soprattutto 1,5 secoli di lotta per l'uguaglianza, che ha dato dei frutti, anche se in questo momento sembra molto contraddetta proprio l'egalité, ma dobbiamo ripigliare la fraternità, che è la condizione delle altre due divise, che non sono solo repubblicane, francesi o dell'illuminismo, ma che sono poi, secondo me, le basi anche della nostra cultura e della nostra civiltà europea. Non dimentichiamo la fraternità, perché senza questo vincolo anche la libertà, anche l'uguaglianza diventa fragile e facilmente sono contraddette. Quindi tu sei custode di tuo fratello? È tuo fratello, siete fratelli e nella fraternità c'è uguale dignità, uguale diritti alla vita. Non dimentichiamolo, ognuno di noi quando guarda l'altro deve vedere se stesso e la propria dignità. Io sono l'altro, diceva Rimbaud. Io sono l'altro, ha ripetuto con molta intelligenza la Cristeva. Io sono l'altro, ti dice Edmond Jabet in uno di quei suoi percorsi di poeta e filosofo
chiaroveggente per il nostro tempo. E allora affermiamo la fraternità con tutta la responsabilità che ci compete. Grazie.